Hai scorreggiato? Non ho scorreggiato. Perfetto. Questa è giusta. Oddio, mi sto inquadrando. Ciao! Se c'è una cosa che mi piace tanto fare su YouTube è portare video dove provo esperienze nuove, dove mi metto in gioco in qualcosa che non ho mai provato a fare, anche perché così ho la scusa per fare schifo, ma vabbè. Inoltre mi è sempre affascinato il mondo del doppiaggio, provo tanta stima per i doppiatori italiani perché il doppiaggio italiano è una tradizione incredibile e secondo me è veramente un'arte. E in questo video proverò a diventare doppiatore per un giorno, cioè per un video. Vabbè, è uguale. Scelgo una scena di un film famoso, possibilmente che mi piace, così mi sento più a mio agio in quello che andrò a fare, e dovrò completamente ridoppiarla. Per far ciò devo riscrivere il testo, e il testo deve essere un qualcosa di sensato, di coerente. Poi, una volta registrato e ridoppiato il tutto, devo andare a rieditare, ricomporre e vedere se riesco a tirar fuori un qualcosa di decente. C'è però una regola che devo rispettare, ovvero non posso assolutamente informarmi sul doppiaggio. Non posso cercare su internet come fare, trucchi del mestiere, oppure proprio il procedimento che si usa per. Posso soltanto basarmi sulla mia intuizione. Quindi devo cercare di pensare e smontare tutto il procedimento come lo farei io nel modo più sensato possibile e andarlo a fare. Sarà divertente? Sicuramente farò schifo, ma lo farò per bene, promesso. Ok, ho scelto la scena e sarà l'inizio del film Spider-Man Homecoming, che sicuramente avrete visto, e non è altro che il vlog che ha registrato Peter Parker mentre andava su a Berlino per combattere al fianco di Iron Man contro Captain America, che sarebbe poi la scena di Civil War. Ho riscritto il testo perché l'ho riscritto ed è qui, ed è stato difficilissimo. Rimanere nelle tempistiche che mi imponeva la scena e gli attori, anche il labiale, per cercare di incastrarlo il meglio possibile, però d'altra parte dovevo immaginarmi l'editing che avrei fatto io dopo, perché non tengo la scena così originale ma la sistemo. Quindi è stato tutto un gioco di equilibri tra quello che farò io e quello che mi imponeva la scena. Mi sono messo lì a guardare il video in loop e a provare a ridoppiare col video muto, e quello che ho pensato, il senso della storia, è che Peter Parker va a Berlino per fare un unboxing sponsorizzato da Tony Stark e poi incontra gli altri creator, che sarebbero poi gli altri supereroi, per delle collaborazioni che si vedranno poi sul canale di Peter più avanti. Insomma, ho trasformato Spider-Man in uno youtuber e sicuramente sarà stato meglio di me. Sicuramente. Cioè, per forza. Iscrivetevi, cosa? Comunque, adesso che abbiamo il testo, possiamo andare a registrare. E qui mi faccio dare una mano da uno che i più fedeli del canale conosceranno già. Ok, il piano è questo: per ridoppiare questa scena sono qui in studio da Jans, che avete visto più volte qui sul canale. Io mi metto qui a recitare il testo che ho riscritto, che avete visto prima. Jans mi registra e tira giù le varie tracce, mentre sotto avrò il video che scorre, o perlomeno i vari punti, per avere un riferimento come nelle vere sale di doppiaggio, e insomma nel mentre mi autoregistro e adesso vedrete. Poi Jans esporta le tracce, le sistema, corregge un pelino le voci per distinguere più che altro i personaggi, me le manda e io in post-produzione riassemblo tutto e poi vedrete come, perché ci sono anche altri dettagli da sistemare. Jans, partiamo! Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati finalmente con un nuovo vlog di viaggio, questa volta davvero speciale. Hai scorreggiato? Non ho scorreggiato. In modo che quando è finita non devo andare a spostare, capito? Okay. Queste espressioni qui, capito? Quindi devo... Iscrivetevi al canale e rimanete sintonizzati perché ne vedrete delle belle. 3, 2, 1... Seguitemi su Instagram! Sì, bellissimo. Perfetto. Questa è giusta. Oddio, mi sto inquadrando. Ciao! Le cose più difficili che ho trovato sono intanto cercare di parlare perdendo l'accento. Non ho seguito nessun corso di dizione e si sente parecchio. Però perdere l'accento sarebbe ottimale per avere una voce più neutra possibile, più versatile possibile, o perlomeno penso sia così. La seconda grossa difficoltà è effettivamente recitare, perché io devo immedesimarmi nel personaggio che devo doppiare e avere un tono di voce, dire, pronunciare delle parole che abbiano un senso con quello che accade nella scena, ed è sicuramente la difficoltà maggiore. Ah, e ovviamente un'altra grossa difficoltà è che sono da solo e in questo video ci sono tre personaggi diversi, quindi allo stesso tempo devo differenziare la voce, e Jans appunto mi darà una mano in questo, e recitare come Peter Parker, recitare come Happy, che è un uomo grosso, quindi la voce che voglio rendere più grave, più pesante, e la voce di Tony Stark, bella calda, bella, insomma, è tosta, è veramente difficile. Ok, ho montato il video, adesso vi faccio vedere. Per prima cosa ho dovuto
editare il video stesso, editarlo e adattarlo alla storia che avevo pensato e scritto. Poi però ho dovuto togliergli il volume perché il video preso da internet ha le voci originali dei personaggi, non ho un video muto con solo gli effetti sonori per doppiarci sopra. Gli ho aggiunto le mie voci editate da Gian, sistemate e poi da me riadattate in base alle scene, e gli ho dovuto rifare tutto quello che è il sound design, e qui potete vedere tutti gli effetti sonori che ho aggiunto per cercare di riempire la scena, perché un video muto con solo le voci è terribile. E alla fine ci ho aggiunto anche la musica come fosse veramente un mio vlog, appunto perché doveva essere un vlog di Spider-Man. Quindi adesso non mi resta che farvi vedere il risultato finale. Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati finalmente con un nuovo vlog di viaggio, questa volta molto speciale. Siamo in compagnia del mitico Happy, vi lascio il suo profilo Instagram qui sotto in descrizione, andate a seguirlo. Comunque siamo carichi e direi che possiamo partire per questa nuova avventura. Hai scorreggiato? Non ho scorreggiato. Dai, non ho scorreggiato. Siamo qui nella bellissima Berlino perché Tony Stark mi ha invitato per registrare un unboxing molto speciale in questa stanza. Ragazzi, mi sono vestito per l'occasione, andiamo. Eccolo lì il pacco da unboxare, qui c'è il bigliettino di Tony, grazie Tony. Vediamo un po'. Ma che spettacolo! È incredibile ragazzi, guardate un po' che roba. Proviamola. Ok, laggiù ci sono altri creator e stiamo per registrare una collab che vedrete presto, però ora non posso dirvi niente. A dopo. Ma che figata ragazzi, non potete capire. State sintonizzati perché è veramente qualcosa di assurdo. Un momento. Seguitemi su Instagram. Sono troppo gasato, vorrei davvero farvi vedere di più, ma cavolo, per ora non posso assolutamente. Comunque intanto vorrei ringraziare... Scusate. Hai ringraziato lo sponsor? Stavo per farlo. Fallo. Lascia, lo chiudo io il video. Ragazzi, spero che questo piaciuto vi sia... La rifaccio. Spero che questo video unboxing vi sia piaciuto. E iscrivetevi al canale e rimanete sintonizzati, perché ne vedrete veramente delle belle. Molto presto. Avete attivato la campanella? Fatelo. Ah, e iscrivetevi anche al canale di Jacopo. È uno forte. L'avete visto, è uscito un po' una cagata, però sono abbastanza contento per essere la prima volta. Il doppiaggio è difficilissimo, lo sapevo, ma non così tanto, non pensavo così tanto. Veramente difficile, e a tutti i doppiatori all'ascolto che non ci saranno probabilmente, scusatemi, sono fatto una porcheria, però dai, era la prima volta. Sono contentissimo di essermi messo alla prova in questo, e scrivetemi qui sotto nei commenti secondo voi come è uscito il risultato e cosa vorreste vedermi fare più avanti, perché io lo faccio volentieri. Lasciatemi un like se volete altri esperimenti qui sul canale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Voglio ringraziare Gians per la disponibilità, perché come sempre non si è tirato indietro. E vi lascio il link tutto in descrizione per seguirlo su Instagram e magari ascoltare quello che fa, perché è molto bravo.